Eccoci qua, cari amici del canale La Bibbia è meravigliosa. Con questo video vorrei cercare di illustrare, di fare una panoramica dall'A alla Z delle risorse che il Signore ci ha donato. Noi, come figli di Dio, come credenti, abbiamo delle risorse straordinarie che spesso però non utilizziamo. Quindi, con questo video facciamo una panoramica. Ogni volta che io darò una di queste risorse, domandiamoci, me ne sono reso conto, mi rendo conto di avere questa risorsa, la utilizzo e come vorrò utilizzarla in futuro? Per ognuna noi possiamo riflettere su queste cose. Se la utilizzo e come voglio utilizzarla. Alla lettera A abbiamo gli angeli. Gli angeli sono una realtà, esistono. All'inizio della lettera agli Ebrei è scritto che gli angeli sono stati mandati a servire i figli di Dio, i credenti. Quindi gli angeli sono lì per servirci. Rendiamoci conto di questa risorsa. Alla B abbiamo la Bibbia, la parola di Dio, che è una risorsa straordinaria, perché ogni volta che leggiamo la Bibbia noi riceviamo le parole di Dio. È come se parlassimo con Dio quando leggiamo la Bibbia. Lui ci parla attraverso la Bibbia, attraverso la parola di Dio. Quindi anche la Bibbia è una grande risorsa che dobbiamo recuperare, leggerla sempre di più, farci un programma, no? E ricordare che le tre B della parola Bibbia ci ricordano i tre criteri fondamentali per la lettura della Bibbia. Solo la Bibbia, tutta la Bibbia e la Bibbia attraverso la Bibbia. Solo la Bibbia spiega la Bibbia, non dobbiamo cercare opere teologiche o filosofiche o politiche, solo la Bibbia spiega la Bibbia. La Bibbia, tutta la Bibbia, non prendere un versetto e togliere, solo la Bibbia, tutta la Bibbia attraverso la Bibbia. Quindi gli angeli, la Bibbia, la C abbiamo la Chiesa in senso biblico, non l'edificio, ma l'organismo composto da tutti i credenti. Ogni credente ha dei doni che deve mettere al servizio degli altri, quindi è una grande risorsa poter utilizzare i doni dei credenti. Io utilizzo i doni degli altri, gli altri utilizzano i doni anche miei, c'è questo scambio del servizio dei doni all'interno della Chiesa. Abbiamo tutti i doni della Chiesa a disposizione, quindi dobbiamo utilizzare questa risorsa. Angeli, Bibbia, Chiesa, alla D abbiamo Dio. È sempre banale dire Dio, ovvio, siamo credenti, ma ho detto altre volte che noi diciamo di credere in Dio, ma molto spesso ci comportiamo come se Dio non esistesse, invece no, recuperiamo il concetto che Dio esiste ed è onnipotente, ed è il nostro Padre Celeste che si prende cura di noi. Quindi Dio è un'altra grande risorsa che dobbiamo recuperare, renderci conto che Dio esiste e vivere su questa base. Alla lettera E abbiamo gli eserciti di Dio, come gli angeli, sono una realtà che esiste e che sono lì al servizio di Dio perché anche attraverso noi possa essere realizzata la sua volontà, che è una volontà che vuole la salvezza per tutti gli esseri umani. Bisogna accettare, certamente, ma la salvezza è aperta a tutti. Tutti quelli che accettano il perdono e la grazia di Dio, il perdono e la vita eterna, diventano figli di Dio e gli eserciti di Dio sono al nostro servizio come gli angeli. Poi abbiamo F e G, la fede e la grazia. Per fede noi viviamo e mediante la potenza della grazia di Dio, non per i nostri beni, la nostra intelligenza, la nostra bellezza. Noi viviamo mediante la grazia di Dio, che è il suo dono, ma che è la sua potenza, è la sua grandezza. Quindi dobbiamo ricordare come Abramo, Gesù gli ha detto: non sarai più Abramo, sarai Abramo, perché adesso devi vivere mediante la mia grazia, non con le tue ricchezze, i tuoi servi, i tuoi beni, ma attraverso la mia grazia, dice Dio ad Abramo. Così lo dice a tutti noi: tu non devi vivere sulla base delle tue capacità, ricchezze, devi vivere sulla base della grazia di Dio, questo dono meraviglioso di Dio. Quindi la fede e la grazia sono altre grandi risorse che il Signore ci ha dato.
All'H abbiamo al solito il nostro ospedale, la nostra clinica privata, no? E quindi abbiamo con un pronto soccorso spirituale, un'ambulanza spirituale a nostra disposizione. Salmo 50:15, quando hai un problema chiamami, invocami e io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Salmo 50:15, abbiamo questo pronto soccorso spirituale, una grande risorsa che solo i credenti hanno. I non credenti possono arrivarci immediatamente, basta credere, guardare Gesù sulla croce e dire grazie, sei morto per me, hai pagato la pena che avrei dovuto pagare io, accetto il perdono e la salvezza e si diventa figli di Dio. Quando si è figli di Dio c'è questo pronto soccorso spirituale a nostra completa disposizione. Alla I abbiamo l'intercessione. Intercessione vuol dire che io prego il Signore per Giovanni, per Lella, per Barbara, per gli amici, per le chiese. L'intercessione è una grande risorsa. Ancora una volta solo i credenti possono intercedere, quindi ognuno intercede per gli altri e noi abbiamo questa grande risorsa della intercessione che esprime i suoi effetti su tutti noi. Intercessione, H-I, intercessione, L. All'L abbiamo la libertà. Siamo stati liberati, quando diventiamo credenti veniamo liberati dalla schiavitù, del peccato, della morte, dalla schiavitù del mondo. Diventiamo liberi, ma, dice chiaramente l'Apostolo Paolo, non liberi di fare quello che vogliamo, ma di amare, perché tutta la legge si riassume, si esprime nell'amore. Qui siamo liberi di amare, non siamo gli unici ad essere veramente liberi. Nessuno, se non è un figlio di Dio, può appartenere anche a tutte le religioni di questo mondo, ma se non sei figlio di Dio, se non hai messo la tua vita nelle mani di Gesù, non sei libero. Noi abbiamo la libertà ed è una grande risorsa questa libertà di amare. Alla M abbiamo la memoria. Dobbiamo ricordare le grandi cose che il Signore ha fatto per noi, per ricordarci che le può fare ancora e le farà. Quindi la memoria è un'altra grande risorsa. Dio ha agito e continuerà ad agire per noi, in noi. H-I-L-M-N, una grande risorsa è la nostra nuova natura. Siamo nuove creature e quindi è una risorsa straordinaria. Rendiamoci conto che non viviamo più sulla base delle tristezze di questo mondo, sulla base di questa ipocrisia, ma viviamo sulla base della verità di Dio, dell'amore, della giustizia, della santità. Anche questa è una grande risorsa, la nostra nuova natura. L-M-N-O, alla lettera O, noi abbiamo le opportunità, le occasioni, dice gli Efesi, le opportunità. Noi abbiamo come risorsa delle possibilità di agire, Dio ci mette davanti delle opportunità, dobbiamo saperle riconoscere e non dobbiamo spegnere lo spirito, dice la scrittura, ma dobbiamo andare avanti. Quando abbiamo delle opportunità, sfruttiamole. Dio è con noi, non temere, solo abbi fede, utilizziamo le opportunità che troviamo molto spesso davanti a noi. Abbiamo delle opportunità di predicare il Vangelo, di aiutare le persone, di dare una parola buona, di dare un sorriso, le opportunità, sfruttiamola, è un'altra delle nostre grandi risorse. Abbiamo il P, la preghiera è un'altra grande risorsa. Quando noi preghiamo agisce Dio e preghiamo per noi e per gli altri. La preghiera è lode, ringraziamento, intercessione. La preghiera è una grande risorsa che ci viene data. È scritto,
Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Lui, in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Non siate preoccupati di niente, ditelo solo a Dio. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, ogni vostro problema, perché Egli ha cura di voi. Quindi la preghiera, grande, meravigliosa, infinita possibilità, infinita risorsa. Io dico sempre, usiamo un quaderno di preghiera, scriviamo i soggetti, oltre alla spontaneità, mettiamo anche dei soggetti su un quaderno e riportiamoli tutti i giorni al Signore. Q, un'altra grande risorsa è la quotidianità, basta a ciascun giorno il suo affanno, ha detto Gesù. Ogni giorno è nuovo e domani Dio sarà ancora là. Oggi con Lui è Dio e domani sarà ancora con noi. Oggi viviamo solo per oggi, ma naturalmente con intelligenza, non è che dobbiamo dire allora buttiamoci da... oggi sfruttiamo l'opportunità del giorno di oggi. Viviamo sulla base della giornata di oggi. Questo non vuol dire però che non dobbiamo fare programmi, che non... cioè, vabbè, tutto nella normalità, ma non facciamo diventare la preoccupazione del domani preponderante rispetto all'azione di oggi. La quotidianità, ciascun giorno ha il suo affanno, dobbiamo fare certe cose oggi, facciamole fino a stanotte e domani sarà un altro. Questa quotidianità è una cosa che solo i credenti hanno, perché al di là dell'oggi, prima e dopo, c'è Dio, non siamo soli, quindi la quotidianità è protetta da Dio che sta intorno a noi, ma è una grande risorsa. QR, QR, R abbiamo la resistenza, dobbiamo resistere, scritto in Pietro, resistere a Satana stando fermi nella fede. Abbiamo la possibilità di resistere e non cadere. Questa è una grande risorsa. Ogni volta che veniamo tentati, ricordiamo, noi resistiamo, perché Gesù è il grande, onnipotente, salvatore che garantisce per noi, che è con me, che è in me per opera dello Spirito Santo. Quindi resistiamo alle tentazioni. Nessuna tentazione, è scritto, vi ha colto che non sia stata umana. Ora Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Quindi resistenza. S, Spirito Santo, è un'altra grande opportunità. Ricordiamoci, lo Spirito Santo vive in noi, lo Spirito Santo è Dio ed esiste, e utilizziamo le sue indicazioni. Non contristate lo Spirito Santo, è scritto, non peccate, non dimorate nel peccato, non spegnete lo Spirito, è scritto, quando sentite che lo Spirito vi indica di fare una cosa buona, di fare qualcosa per qualcuno che ci sta intorno, lasciamo agire lo Spirito, non spegniamolo. Lo Spirito Santo che vive in noi è un'altra grande, incredibile, meravigliosa risorsa che il Signore ci ha dato. È attraverso lo Spirito che portiamo il Vangelo, che portiamo la testimonianza, è attraverso il nostro Spirito che gli altri vengono raggiunti dalla parola di Dio. Quindi RS, T. T, la grande risorsa è il tempo. Abbiamo il tempo ed è scritto: usate bene il tempo. Dobbiamo usare bene questo tempo che abbiamo, è una grande risorsa. Non sprechiamo facendo sempre banalità. Ovvio che dobbiamo avere anche dei momenti di relax, dei momenti di tranquillità, dei momenti di riposo, però cerchiamo di utilizzare bene il tempo, perché presto questo tempo finirà. Tornerà il Signore, succederanno tutta un'altra serie di cose. Adesso questo tempo dobbiamo sfruttarlo. Chiediamo al Signore di utilizzare bene il nostro tempo. RSTU, U è l'umiltà.
noi abbiamo la possibilità di essere umili, di renderci conto della nostra, del fatto che siamo piccoli, che non possiamo fare niente se non c'è il Signore. Rendiamoci conto della nostra situazione. E allora Dio ci innalzerà. Umiliatevi affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Quindi alla U abbiamo l'umiltà. Dio ci rialzerà al momento giusto, ma la nostra posizione deve essere sempre di estrema umiltà. Alla V abbiamo la volontà di Dio. È un'altra grande risorsa. Noi facciamo tutto, chiediamo tutto, ma secondo la tua volontà, diciamo, tutta la nostra vita, ogni istante, se vissuto secondo la tua volontà. E questo ancora una volta, solo i credenti possono vivere in questo modo e chiedere a Dio sia fatta la tua volontà in ogni istante della mia vita. E alla Z abbiamo lo zaino, ma lo zaino deve essere riempito durante tutta la nostra vita. Per esempio, quando studiamo i versetti a memoria, li mettiamo nello zaino, nel momento giusto li tiriamo fuori. Quindi le nostre opere buone, il nostro studiare la Bibbia, lettura, tutto quello che programmiamo per l'evangelizzazione, lo mettiamo nello zaino, nel momento giusto lo Spirito ce lo fa tirare fuori. Bene, quindi dalla Z ripetiamo: angeli, Bibbia, Chiesa, Dio, eserciti di Dio, fede, grazia, pronto soccorso spirituale, Salmo 50, versetto 15, intercessione, libertà, memoria, nuova natura, opportunità, preghiera, quotidianità, resistenza, Spirito Santo, tempo, umiltà, volontà di Dio e tutto quello che abbiamo messo nel nostro zaino. Bene, quindi potete rivederlo tante volte questo video e fermarvi su ogni punto e domandarvi: l'ho utilizzato, lo sto utilizzando, come lo utilizzerò? Bene, quindi prima di chiudere vorrei ricordarvi che è a disposizione, se volete potete chiedere i DVD della serie La Bibbia è meravigliosa alla mail caracalpacchi@libero.it. Se andate sul sito valladarino.it, www.valladarino.it, trovate anche una sezione dove sono tutti i materiali disponibili e dove c'è anche il modo, la possibilità, i dati per poter mandare eventualmente un sostegno libero per la nostra opera per il Signore. Grazie quindi per la vostra attenzione, ci sentiamo presto con altri video, il Signore vi benedica, ciao!